Patrizia Patelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta, Emilio. Benvenuta qui nel posto delle parole dopo tanto tempo perché era il 2009, credo. Noi esatto. Raccontavamo il libro Gli ultimi occhi di mia madre, edizioni Sironi. 2009, quindi ne è passato di tempo da quel libro a questo, facciamo posto. E intanto la scrittura di Patrizia Patelli che cosa ha fatto? La mia scrittura dopo Gli ultimi occhi di mia madre si è fermata per un po', perché Gli ultimi occhi di mia madre è stato un libro molto impegnativo nel suo dopo, perché comunque era un libro che affrontava temi personali e il coraggio magari di parlare molto liberamente di sentimenti poi ha avuto delle ripercussioni nella mia vita, ma anche nella vita delle persone che mi stavano intorno. Uno per tutti, posso parlare di cosa può aver significato quel libro per mio padre. E quindi il mio rapporto con la parola in quel momento si è fermato un attimo. Ecco, vogliamo raccontare a Patrizia Patelli brevemente la storia intitolata Gli ultimi occhi di mia madre, edizioni Sironi, lo ricordiamo? Sì, è un libro che io ho scritto parecchio tempo dopo la morte di mia madre ed è un libro che si è reso necessario perché in qualche modo avendo avuto un rapporto lontano e molto difficile, dove ritornava spesso la parola odio verso la figura di mia madre, ma verso poi anche tutti gli anni della sua malattia, ho dovuto in qualche modo andarmi a ricostruire una figura di madre proprio per poter poi elaborare un lutto, lasciarla andare. Però questo lavoro è stato poi una ricostruzione di me stessa. E alla fine c'è stata ovviamente una riabilitazione di quella che è stata la donna che poi è stata mia madre. E c'è stata la ricostruzione di una madre, c'è stata la ricostruzione mia e poi alla fine quello che doveva essere un libro d'odio, mettiamola così, è stato poi un grandissimo libro d'amore. Non so se riesco a ricostruire bene poi quello che può aver significato anche per chi ha letto questo libro, però per me il percorso è stato quello. Tempo fa ho letto il libro, poi quando si legge un libro si instaurano delle connessioni a volte chissà con quali percorsi, no? E mi piace sempre seguirle, semplicemente con la piccola curiosità che c'è dentro. Leggevo il libro L'invenzione di mia madre, L'invenzione della madre di Marco Peano, e questo libro mi è ritornato alla mente, allora sono andato a riprendermelo, e il rapporto della protagonista è veramente un rapporto particolare. Qui, per esempio, ho una recensione apparsa in questi giorni a proposito dell'ultimo libro che andremo a raccontare fra poco, una recensione di Massimo Nofri su Avvenire. E a proposito di questo libro, Gli ultimi occhi di mia madre, che è un libro importante ed è per questo che mi soffermo ancora, Massimo Nofri dice che è un romanzo che non è consolatorio. Ecco, può anche essere vero, Patrizia Patelli, che non è consolatorio, però a volte il nostro bisogno di consolazione, no? Per riprendere un titolo di un grande scrittore, Stieg Dagerman, il nostro bisogno di consolazione passa anche attraverso, per esempio, la parola odio, no? come lei ha citato poco fa. Assolutamente, io credo che se non c'è in qualche modo l'elaborazione sincera delle emozioni che viviamo, Non riusciamo ad andare da nessuna parte, cioè non si va avanti, non per forza poi bisogna arrivare a sentimenti buoni o a punti di arrivo diversi da quelli che erano forse i punti di partenza, però bisogna avere molto coraggio per essere sinceri con se stessi o per stare dentro le emozioni che veramente viviamo. Questo per me è fondamentale, che significa avere il coraggio di provare dolore, di provare poi anche amore o felicità, cioè avere proprio il coraggio di stare in ascolto di quello
che siamo, di quello che viviamo, ma senza giudizio. Ecco, un po' il sentimento che aveva guidato la scrittura degli ultimi occhi di mia madre era proprio questo, cioè l'essere capaci di mettersi a nudo e di non giudicarsi. Tra l'altro c'è un rapporto anche strano, lei prima citava il libro di Peano, quando era uscito Gli ultimi occhi di mia madre, Marco Peano mi aveva scritto che stava aspettando il momento giusto per leggerlo perché stava vivendo più o meno una situazione che poi ha raccontato tempo dopo in questo romanzo che è uscito, quindi sì, i libri sono sempre un po' connessi. Però ecco, bisogna passare attraverso tutte le sfumature dei sentimenti che viviamo e ritorno sulla parola coraggio perché è una parola che mi sta molto a cuore. Io penso che bisogna essere molto coraggiosi per vivere pienamente e per poter quindi andare avanti. Ma Patrizia Patelli, adesso non vorrei andare in un terreno a me veramente difficile da affrontare e nemmeno pensare che vogliamo fare i presuntuosi con questa parola, ma in questa trasmissione chiamata Il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare. Ma in che cosa consiste oggi avere coraggio? Beh, io posso dire cosa significa per me, ma per me nel senso per quello che ho capito nei miei 40 anni, perché comunque prima ne parlavate anche, bisogna continuare a studiare, a crescere, a capire. E per me tutto questo, per quello che è stato poi il corso della mia vita, ha significato proprio avere il coraggio di aderire il più possibile a quello che siamo. E senza questo viene meno la sincerità proprio che puoi riconoscere nelle persone con le quali hai a che fare, nelle persone che incontri. Il coraggio di presentarsi per come si è, di voler indagare i sentimenti che ti nascono, le situazioni che stai vivendo, il coraggio di avere il tempo di fare questo, di andarselo a prendere in tutti i modi, perché se no sorvoliamo nella nostra esistenza, viviamo passivamente le cose che ci accadono, però non facciamo un passo più in là mai. E quindi è proprio il coraggio di stare dentro le emozioni e le situazioni che ci arrivano, il coraggio di vivere fino in fondo il dolore se stiamo vivendo una situazione dolorosa, oppure anche un altro tipo di situazione, però forse il dolore ci insegna più di qualsiasi altro sentimento ad andare avanti. Il coraggio di imparare da noi stessi, di stare ad ascoltarci, questo poi ti insegna ad ascoltare gli altri, a capire chi hai di fronte, a capire se ti stanno chiedendo qualcosa, che cosa ti stanno chiedendo, e quindi anche ad essere abbastanza forti per poi muoversi nel mondo, perché sennò siamo in balia di tutto quello che ci viene dato, presentato, venduto, senza rendercene neanche conto poi alla fine. Non so se ho risposto alla sua parola, domanda. La parola coraggio c'è anche al termine di questo romanzo, l'ultimo. Il coraggio di restare serve per pretendere per tutti un posto migliore, ecco. Pretendere per tutti un posto migliore, il posto di lavoro, si riferisce al posto di lavoro, l'ultimo libro che stiamo per attraversare insieme con Patrizia Patelli, intitolato Facciamo Posto, Zona Contemporanea, l'editore. Facciamo Posto è un reality, ma non pensiamo a un reality televisivo, perché qui la realtà di questo reality è un pochino diversa, e io vorrei leggere quello che Patrizia Patelli ha messo in esergo, che forse mi sono ritrovato anche nelle parole di poco fa, no? A proposito dell'amore, dell'odio, no? E queste parole ci vengono incontro. È che là fuori c'è un treno di ferro con il cuore di calce, il soffio di acido e di veleno, una valanga d'amore contro un bicchiere d'aceto, dopo l'ultimo bacio prima del fischio del treno.
da una canzone straordinaria di Ivano Fossati, Treno di Ferro, no? Ivano Fossati, è proprio il primo protagonista di questo romanzo di Patrizia Patelli. Sì, sono parole bellissime, io poi ho un amore spropositato per Ivano Fossati, quindi comunque mi ritornano sempre parole sue. Sì, io penso che queste parole possano in qualche modo condensare il senso di questo libro, ma anche poi accompagnarlo fino alla fine, perché e alla fine è un treno che vediamo scorrere e andare via. E dentro questo romanzo c'è sicuramente un cuore di calce, cioè si parla di cuori che non ci sono più, che sono diventati pietra, che sono inariditi. Potrei ribaltare il pezzo della valanga d'amore contro un bicchiere d'aceto, potrei dire che io ho buttato un bicchiere d'aceto. Poi alla fine del romanzo, con una bomba che lo fa esplodere alla fine, sono parole che mi piacciono molto perché poi in fin dei conti, adesso sentivo prima le altre interviste in cui Nicola Vassallo parlava di illuminismo, io non ho una visione illuministica della vita, una visione molto più romantica e se vogliamo pessimista, quindi sono parole che mi sembrano più raccontare il senso dei nostri giorni. E non a caso, poi, insomma, il romanzo inizia con il momento in cui Ivano Fossati ha annunciato che non avrebbe più continuato a cantare, e io questo l'ho visto molto come un segno dei tempi per come li stavo guardando anch'io. Cioè, forse a un certo punto è meglio fare un po' di silenzio e mettersi a guardare le cose, non so, più in piccolo, ecco, questa poi è una mia interpretazione, però mi è sembrato molto sintomatico dell'epoca che stiamo vivendo. E il facciamo posto della fine del mio romanzo, sì, cerchiamo un posto migliore, sì, un posto di lavoro, ma anche proprio un posto nel mondo, cioè cerchiamo di fermarci un attimo, capire bene dove siamo, iniziamo a capire, a ripartire da noi stessi, però in silenzio, da noi, probabilmente la nostra famiglia, le nostre cose, senza il bagliam che ci sta intorno, che poi io racconto anche nel libro, quando dico a un certo punto c'è questo Facebook dove tutti mostrano tutto, vai in giro e vedi continuamente iPad che riprendono e fotografano tutto. Non so se questo è ciò che ci serve in questo momento. Quello che serve in questo momento lo possiamo scoprire da questo romanzo Facciamo posto di Patrizia Patelli, no? Questo reality che mette in palio per questi sei concorrenti che sono in corsa per avere un lavoro, hanno superato le solite selezioni che fanno in questi casi e rappresentano queste sei vite, sei storie diverse, ma accomunate tutte quante da riuscire ad avere una bellezza di una vita semplicemente con il lavoro, con un posto di lavoro che deve essere veramente la cosa più appagante di questa vita, per essere delle persone fortunate. Però questo reality che non regala soldi, non regala cose televisive, ma regala un posto di lavoro, si può dimostrare ancora più pericoloso degli altri reality, perché pericolosa è la vita. Esattamente. Non avere un posto di lavoro rende ricattabili, perché il non lavorare ti rende una persona che comunque vive alle spalle di qualcun altro. Più o meno tutti i personaggi del mio reality hanno il consorte che ancora lavora, mettiamola così. Quindi hanno comunque da recriminare rispetto alla loro vita, il fatto di sentirsi messi da parte e vivere comunque una situazione di dipendenza che diventa poi una dipendenza cattiva, perché hai sempre da recriminare contro chi
comunque ti mantiene. Il discorso del reality è più pericoloso perché